Post match Lazio Milan. Pareggio che non accontenta nessuno. Mister Oliviero del Milan. Abbiamo giocato benissimo, però c'è stato quell'ultimo calo di concentrazione che subiamo negli ultimi periodi. Ho visto che stavate 3-1, era quasi finita, dominata la partita, ma alla fine... Sì, sì, è un calo di concentrazione che stiamo subendo da parecchio tempo, perciò abbiamo avuto problemi anche in Coppa Italia. Abbiamo fatto un bel periodo buono, però chissà com'è questa cosa che ti fa rilassare, che magari poi ci frega. Secondo me già erano troppo già concentrati nella partita successiva. Non credo proprio che sia così, penso che sia un problema di stanchezza, di fine campionato, e quindi diciamo c'è questo calo. Comunque l'importante è che non abbiamo perso come l'ultima partita e magari ci possiamo rimettere in corsa pure, diciamo, a testa alta. Abbiamo fatto finora un buon campionato, una buona figura in Coppa. Quello e sicuramente ci cercheremo di andare meglio per il posto. Ora rimane l'ultima giornata che deciderà, si può dire, quasi tutto. Sì. Contro voi siete contro l'Udinese. Sì, contro l'Udinese. E poi ovviamente con l'orecchio rivolto alla partita Cagliari-Roma. Sì. E lì sarà, diciamo, il banco di prova. Sì, il banco di prova. Noi sappiamo bene quali sono le nostre forze e cercheremo, ripeto, di arrivare quanto più in alto possibile e poi magari perfezioneremo le ultime cose che bisogna perfezionare. Non si diventa grandissimo lì subito. Si cresce pian piano. Obiettivo o pretese per la fase europea? Per la Coppa dei Campioni? Che mai siete là, si può dire? Sì, sì, quella è una cosa che dall'inizio non ci siamo creduti, non abbiamo creduto dall'inizio, però poi abbiamo visto che le qualità ci sono, i ragazzi ci sono, dobbiamo soltanto modificare queste ultime cose, che secondo me è questione di esperienza. Di esperienza, sì, avete una squadra molto giovane, mister, sì, quindi... la squadra è ben impostata, il gruppo c'è. Il pizzico di fortuna non guasto mai, ora ci è mancato, va. Complimenti, buon proseguimento. Grazie.